Un giorno mi chiama Giorgio Pianta e dice: "Senti, ti vogliono conoscere a Torino." E io andai con Giorgio a Torino. Con Giorgio a Torino mi presentano l'ingegner Abarth. Il dottor Avidano, tesoro di persona, mi chiama prima e dice: "Pino, mi raccomando, non discutere mai con l'ingegner Abarth perché è un tipo sui generis, no? Va preso per il verso giusto. Quindi quello che ti chiede fai." Va bene. Eravamo all'aeroporto a provare sto prototipo e Abarth dice: "Voi prendete mia macchina." Noi ci guardiamo: "Va bene, ingegnere." Salgo in macchina, avevo ancora i guanti in mano. "Voi mettete guanti per guidare mia macchina?" "Certo, ingegnere, metto su." Io ero giovane e si aveva ancora educazione e rispetto per le persone. Al di là che mi avessero assunto meno, no? Il rispetto per una persona più anziana c'era comunque, se eri educato. Morale, prendo la macchina, incomincio, vado avanti, vado indietro, di qua, di là. Adesso voi mi fermano, dice: "Bello, cambia." Abarth era un poeta dei motori. A lui piaceva un pilota che cambiasse velocemente, scandasse velocemente le marce. A lui sentire ben 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 diventava matto, gli piaceva da morire. Che poi in quella curva fare tre scalate perdevi più tempo che farne una, non importava. Lui voleva sentire tre, poi ve ne racconto un'altra. Morale, si piazza in mezzo a quella che era pista, che era la pista d'atterraggio, a braccia aperte. Dice: "Voi adesso andate fino in fondo, partite sparato, mettete dentro tutte le marce e frena sola quando è davanti a me e si deve fermare davanti alle mie gambe." E guardo Avidano, il discorso era che tutto si può fare, ma il brecciolino, le gomme fredde, la macchina che non era stata, i freni provati e scaldati per una tirata dai 250 all'ora, fermarsi a 10 centimetri dalle gambe, no? E allora io feci la prima cosa, arrivai sparato, invece che arrivare di quinta, pam, e frenare, arrivai a 50 metri e feci quarta, terza, seconda, prima, vrum, e mi sono fermato così. E lui è rimasto contentissimo.